è Dio creatore, veni creator spiritus. Ma che strano, vero, questo titolo di questo video, Dio creatore. Tanti miei giovanissimi amici pensano che sia una cosa ridicola e pensare a Dio creatore, pensano che sia una cosa tanto ridicola, una cosa che fa ridere. Sono i miei giovani amici e si vede che ancora non conoscono la disperazione dell'animo umano, la disperazione della specie umana, per cui pensano che la dottrina creazionistica sia una cosa ridicola, una cosa, si dice, superata. E oggi come oggi dicono questi giovani amici, è una cosa che fa ridere la dottrina creazionistica. Io come esordio vorrei ricordare a questi miei cari giovani amici che qualche giorno fa Donald Trump ha giurato, lo sapete, io alla White House, qualche giorno fa Donald Trump ha giurato. E su che cosa ha giurato? Donald Trump? Sulla Bibbia, anzi su due Bibbie, perché una mi pare che fosse la Bibbia del primo presidente americano che viene conservata alla Casa Bianca, un'altra era una Bibbia, mi pare, di proprietà personale dello stesso Donald Trump. Ha giurato sulla Bibbia. Un amico ha giurato sulla scienza, ha giurato fedeltà agli Stati Uniti sulla Bibbia, non l'ha giurata sulla la fedeltà sull'apparato scientifico. Le giuro sull'apparato scientifico che sarò fedele agli Stati Uniti, servirò gli Stati Uniti, eccetera. No, l'ha giurato sulla Bibbia. E siamo nel 2017. I miei giovani amici magari mica ci avranno fatto caso, che Donald Trump, che è il presidente della nazione più potente del mondo, non ha giurato sull'apparato scientifico. Giuro sull'apparato scientifico che sarò, che servirò fedelmente la Repubblica Stellata. No, no, ha giurato sulla Bibbia. Per rottame della Bibbia, rottame, roba vecchia. Eppure il presidente della nazione più potente del mondo ha giurato sulla Bibbia. Su Dio, ce l'ha in mano la Bibbia. Cari amici, giovani amici, che mi dite che la Bibbia, Dio creatore, Dio creatore con la Bibbia, mi dite che Dio creatore fa ridere e mi dite così, mi dite, cari amici, e si vede che ancora non conoscete tutta l'immane sofferenza della specie umana, non la conoscete voi. Ma la specie umana non può vivere senza Dio creatore. Ci devo essere io Serafino Massoni a ricordarvi queste cose, miei giovani amici. La specie umana non può vivere senza il Dio creatore. Sono 10 anni che io sono qua sul web 2.0, sono 10 anni che ve le dico queste cose. L'umanità, il torrente, la fiumana umana, la disperata fiumana umana ha bisogno del Dio creatore. Capito? Perché se c'è il Dio creatore, e se questo Dio creatore ci ha creati a sua immagine e somiglianza, vengono giustificate pure le nostre creazioni. Se Dio è creatore, ha creato l'universo e ha creato pure noi. Se Dio è creatore e noi siamo stati creati a sua immagine e somiglianza, allora vengono giustificate pure le nostre creazioni. Le prime nostre creazioni sono quelle di fare i bambini. Anche noi facciamo i bambini, si dice procreiamo, però è un escamotage. Bambini noi li mettiamo al mondo, proprio come Dio creatore ha messo al mondo l'universo e poi ha messo al mondo pure noi. Siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio?
Dio è il creatore, quindi possiamo essere creatori pure noi. Non dobbiamo vergognarci se mettiamo al mondo i bambini, no. E poi i bambini soffrono, soffrono. E vabbè, pazienza, pure Dio ci ha creati. Si vede che Dio non soffre. Se noi soffriamo, Dio non soffre. Lui, Dio ci ha creati. Magari noi soffriamo, però Dio ci ha creati lo stesso. Non è che la creazione l'ha cancellata, capito? Non l'ha cancellata Dio la creazione. Cioè, il suo atto originario creativo vale sempre, vale. Essendo Dio onnipotente, potrebbe pure correggere, cancellarla la creazione. No, no, non l'ha cancellata. Sono passati tantissimi anni, millenni, da quando Dio ha creato. Non ha mica fatto un passo indietro, non è che con un colpo di spugna ha cancellato tutto, no, no. Quindi se Dio mantiene la sua creazione, anche se la sua creazione soffre, non si vede per quale motivo noi non si debba mettere al mondo i bambini, anche se poi i bambini soffrono e non ci hanno mica chiesto i bambini di venire al mondo, capito? C'è bisogno di un Dio creatore, cari amici. Si deve capire per quale motivo Donald Trump, presidente dello stato più potente del mondo, lo stato che ha il più potente armamento nucleare del mondo, si deve dire perché ha giurato sulla Bibbia. Ma come? Ma non è roba vecchia la Bibbia? Oggi la Bibbia è stata superata, no, dalla ricerca scientifica e tecnologica, no? Potrebbe giurare Donald Trump potrebbe giurare, no, sull'apparato scientifico tecnologico, no, che è più attuale, no, ha tirato sulla Bibbia, capito? E i giovani amici che mi vengono a dire che la Bibbia che è un residuato bellico, alla Casa Bianca, chi va alla Casa Bianca giura sulla Bibbia, hai capito? Non è che giura su Albert Einstein o su Werner Heisenberg o su Max Planck, no, giura sulla Bibbia, perché è nella Bibbia che appare il Dio creatore. Prima che nascesse la Bibbia, sì, c'erano gli dèi, ma sopra gli dèi c'era il fato, il destino. Ma non è una cosa bella per l'umanità che non ci sia un Dio creatore? L'umanità raggiunge la pienezza della propria maturità quando si affida a un Dio creatore, e il Dio creatore è quello della Bibbia, Yahweh, colui che crea tutto ex nihilo. È stato fatto un passo da gigante quando l'umanità ha detto che esiste un Dio creatore che ha creato tutto ex nihilo, dal nulla. A nulla, così come noi facciamo i bambini, in un certo senso dal nulla, li mettiamo al mondo perché sì, c'è lo sperma, c'è l'uomo e c'è la donna, però mica c'erano i bambini prima che noi, mica c'era il bambino prima che noi facessimo l'atto sessuale. Quindi in un certo senso anche noi creiamo ex nihilo. E noi ai bambini non gli chiediamo l'autorizzazione di venire al mondo, proprio come ha fatto il Signore, Yahweh, anche Yahweh, mica ce l'ha chiesto un permesso. Ma se l'ha fatto Yahweh lo possiamo fare pure noi, non ve pare, che mi venite a dire a che serve la Bibbia, è roba vecchia la Bibbia, roba antidiluviana. Non serve più a niente. E pensare che l'avete visto Donald Trump in televisione, che la Casa Bianca giurava sulla Bibbia, anzi su due Bibbie ha giurato. E Donald Trump è il presidente della nazione più potente del mondo, quella che ha gli armamenti nucleari più avanzati. Chiedetevi, amici miei, che dite che la Bibbia è roba vecchia, chiedetevi perché alla Casa Bianca
non si giura su Albert Einstein. Tutto sommato Albert Hofwerner ha posto le basi dell'energia atomica, cioè della bomba atomica, come si chiamava, il progetto Manhattan. Ma il progetto Manhattan poi è scaturita, sono scaturite le prime bombe atomiche che sono state sganciate su Hiroshima e Nagasaki. E chiedetemi perché i presidenti degli Stati Uniti e ora Donald Trump non hanno giurato sull'apparato scientifico. Giuro sull'apparato scientifico di essere fedele alla Costituzione americana, di servire gli Stati Uniti in pompa. No, no, hanno giurato sulla Bibbia. Vuol dire che la Bibbia è più potente, la Bibbia è più potente dell'apparato scientifico tecnologico, cari amici, non mi venite più a dire che la Bibbia è un residuato bellico, non me lo venite a dire, perché se voi me lo dite io vi dico perché allora Donald Trump e anche tutti gli altri presidenti giurano sulla Bibbia anziché giurare sugli arsenali nucleari. Statunitensi, giuro sul nostro arsenale nucleare che servirò gli interessi degli Stati Uniti. Perché giurano sulla Bibbia? Perché la Bibbia è più potente degli arsenali nucleari? La Bibbia? Credo proprio di sì, cari amici, credo proprio di sì. Perché la Bibbia, c'è un Dio creatore, giustifica noi, capito? Un Dio creatore che ha creato noi senza chiederci il permesso, giustifica noi a fare altrettanto. Capito? Giustifica noi a fare altrettanto. Questa è la grande funzione del Dio creatore. E veni creator spiritus, veni creator spiritus, andate a informarvi voi. Questa musica sacra che è intitolata Veni creator spiritus, io ve la metterei come sottofondo musicale, ma ogni volta che io metto qualcosa come sottofondo musicale, poi YouTube mi scrive YouTube, e il tuo video non può venire monetizzato perché tu ci hai messo la musichetta, ci hai messo. Allora andatevela a cercare voi la musica sacra intitolata Veni Creator Spiritus. Ah, che al canto del Veni Creator Spiritus ci fu la famosa crociata contro gli albigesi nel 1211-1212 e venne sterminata tutta la bellissima civiltà del provenzale dove c'erano gli eretici catari albigensi, che non ci credevano al Dio Yahweh, non ci credevano al Dio Yahweh. Per cui al canto del Veni Creator Spiritus vennero sterminati tutti. Io ci ho dedicato con la mia opera meravigliosa che è intitolata La Lama e la Rosa. Vabbè, cari amici, qua mi fermo, mi raccomando, e non mi venite a dire che la Bibbia è una cosa vecchia, è una cosa primitiva. Oggi ci sono stati i progressi della scienza, non me lo dite, perché se voi me lo dite, mi dite perché Donald Trump e i presidenti americani giurano sulla Bibbia anziché giurare sull'apparato nucleare? Beh, ok, cari amici, ci siamo capiti. A buon intenditor poche parole, e Gesù diceva che ha orecchie per intendere intenda. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.